abbiamo due risposte delle domande, delle 10 domande inviate alla regione. Prima di tutto vi ripresento il dottor Patrizio Dolcini, che è il responsabile regionale di Legambiente. Abbiamo un bel po' di cose da farci raccontare, perché finalmente c'è qualche di un altro che insieme a noi sta cavalcando questo schifo. Però prima di sapere le notizie nuove vi devo ragguagliare sulle altre. Vi leggo soltanto due cose. Vi ricordate che io ho fatto delle domande che sono state pubblicate sul blog, 10 domande alla regione. Ebbene, la regione per il momento ha risposto a due delle domande. La domanda che io avevo fatto, che è la numero 3, alla quale c'è risposta, era... Mi rendo conto che non è molto televisivo il fatto che io legga, però è di pochi minuti. È vero che la norma di cui ha il decreto Taldeitali stabilisce che nelle falde, e quindi anche in quelle della Cogedia di Treviglio, il cromo esavalente non può superare il limite massimo di 5 microgrammi al litro. Sappiamo benissimo che non può superare 5 microgrammi al litro. La Regione mi risponde, dopo aver sentito l'ASL di Bergamo, così: la normativa riferita ai provvedimenti di bonifica non è più quella citata. Vabbè, dice che il decreto ministeriale che io ho citato non è più quello. Chi se ne frega? Non è quello che mi interessa. Che cosa dice? Non è più quella il decreto ministeriale. Il decreto ministeriale fissa il limite massimo di 5 microgrammi al litro. Cosa cazzo ho detto? Tradotto dal burocratese: è cambiata la norma, il limite è uguale. Questo qui mi dice: non è più lo stesso decreto, ma sono ancora 5 microgrammi. E chi se ne frega? T'ho chiesto, è vero che sono 5 microgrammi, non t'ho chiesto se il decreto è ancora quello. T'ho chiesto se il decreto stabilisce che non posso superare 5 microgrammi. Lei mi conferma che non posso superare 5 microgrammi? Non può superare. Bene, allora che risposta ma è questa? Ma anche in Europa non può superare. Ma che risposta è questa? Che tipo di risposta è questa? Io mi rivolgo alla Regione, ma che risposta è quella di dirmi la legge non è più quella, il decreto non è più quello, ma il risultato è lo stesso? E chi se ne fotte? Rispondimi del risultato. Altra domanda che faccio io: è vero che il limite di 5 microgrammi al litro previsto dal mio, dal decreto che io pensavo fosse giusto, dalla cartella ufficiale che è stata pubblicata alla Salvi, rappresenta il limite massimo di cromo esavalente consentito alla falda e non un semplice limite di attenzione? Io dico, non è un semplice limite di attenzione, ma rappresenta il limite massimo. Sentite la risposta! Fermo restando che la normativa di riferimento è il decreto ministeriale che non dici tu Salvi, si precisa che la stessa non fissa limiti di attenzione, ma sono i limiti massimi delle sostanze. Io cosa cacchio ti ho detto? Ho fatto una domanda. È vero che non fissa un limite d'attenzione, ma è un limite massimo? E lui mi risponde: attenzione, non è quello il decreto ministeriale. E non fissa un limite d'attenzione, fissa un limite massimo. Che è peggio ancora? No, non è peggio o meglio. Il limite massimo è sempre cosa è il limite d'attenzione. Semplicemente è una cosa molto chiara. Siccome in falda devono esserci 5 kg di litro al massimo, se ce ne sono di più bisogna fare la bonifica. Oddio, ma che risposte sono? Bastava rispondere sì è vero. Si risponde sì è vero. Se non si risponde sì è vero, vuol dire che si hanno delle magagne da nascondere. Questo, come ha detto il dottor Dolcini, è burocratese. Questo è il semplice modo per dirti Salvi hai ragione, ma non posso dirlo perché ho le mani legate, perché evidentemente sono invischiato in qualche cosa. Assessore Bresciani, diamoci una sveglia, perché queste sono risposte inaccettabili. A me non interessa chi gliele abbia date. A fronte di queste risposte ci sono delle persone che stanno bevendo da 8-7 anni. Dal 2001. Perfetto, perciò da ormai sono nel 2001, da 8 anni, acqua fortemente cancerogena. Chiaro? Bene, queste risposte non fanno altro che allora evidentemente sottoscrivere che io ho perfettamente ragione, che la mia inchiesta va nella linea giusta. Ieri, adesso arriviamo alle notizie, quelle fresche, abbiamo anche un testimone di quanto è successo, non dirò, però hanno riferito, come hanno riferito a me. Ieri c'è stato un consiglio comunale a Treviglio che è stato
dir poco, pieno di fuochi d'artificio, perché cioè, da quelli che sono i racconti. Però è un teatrino. Allora, un consigliere della maggioranza, che è anche un responsabile della ASL di Treviso, che è anche un medico, e che si chiama Merisi, il dottor Merisi, ha portato una documentazione scientifica in comune nella quale si attesta che il cromo esavalente non è soltanto cancerogeno se viene inalato, ma è altamente cancerogeno anche se viene ingerito. Per cui il dottor Merisi in questo caso va contro la propria maggioranza nel duplice ruolo di responsabile dell'ASL e di consigliere di maggioranza, e ha dato dei parrucconi ai responsabili dell'ASL di Bergamo e dell'ARPA di Bergamo, dando dei parrucconi. Non era evidentemente un complimento, vuol dire che evidentemente è in forte contrasto con quello che si sta verificando. L'opposizione, vedete, io non vi parlo di nomi di partiti perché non mi interessa entrare nello specifico delle lotte intestine che si stanno verificando, esatto, adesso, perché altrimenti sembra che io voglia fare la tirata e la cordata per qualche partito politico. No, a me interessa solo ed esclusivamente la bontà dell'acqua dal punto di vista della falda, perché poi i treviglesi possano utilizzarla ai loro fini senza incorrere in eventuali possibili malattie. Morale della favola, questo dottor Merisi non fa altro che sposare appieno quello che io sto dicendo. L'opposizione finalmente, finalmente si è svegliata chiedendo immediatamente che l'acquedotto di Treviglio non sia, per cui Treviglio non sia più innaffiata, cioè irrorata, servita, grazie, irrorata dalle acque della Cogeide, che è l'acquedotto trevigliese, ma sì dall'acquedotto della provincia di Bergamo. Il sindaco ha detto che si prende la responsabilità, la sindacessa ha detto che si prende la responsabilità e dice no, assolutamente l'acqua di Treviglio va bene e va tutto benissimo. Beh, ragazzi, io rimango esterefatto di fronte ad atteggiamenti di questo genere. Abbiamo la prova certificata che il cromo esavalente è superiore ai 5 microgrammi e qua chiaramente se ne fregano di tutto. Adesso il dottor Toccini ci spiegherà qualche cosa in più, prego. C'è una cosa da dire. Tutti quanti in Consiglio Comunale, come fra le forze politiche di Treviso, ormai sono convinti comunque che occorre avere pozzi più profondi, riaprire tutta la conferenza di bonifica e non solo, ma anche allacciarsi con una certa urgenza all'acquedotto provinciale, prima che diventi emergenza, all'acquedotto provinciale. Perciò quello di Bergamo tanto per non solo, ma sono state fatte anche degli incontri in comune, incontri tutt'altro che segreti, fra i servizi tecnici del Comune di Treviso, l'acquedotto provinciale, i tecnici di Cogedi, a questo fine era presente l'assessore. Sembra che la cosa vada avanti. Allora, io non riesco adesso a inquadrare molto bene la cosa, però siccome qua non si muove niente, io ho visto tante belle lettere, nei giorni scorsi hanno scritto tutti. Tutti hanno scritto dottore, tutti. Dottore, io mi sono rotto le palle, cosa volete fare qui adesso? Andiamo in Europa. Oh, quello, spieghi. Quello che non succede qua, andiamo a vederlo in Europa. Delle cioè? Parole povere. Noi ci faremo ricevere, perché tramite un eurodeputato che si è dato disponibile, sì, abbiamo ottenuto per marzo una possibilità di audizione presso la DG, cioè la Direzione Generale Competente in materia, saremo sentiti, esporremo il caso. Il caso è molto semplice. Abbiamo una falda che non risponde a quelli che sono i limiti di requisiti di legge per la bonifica. Perché supera di un bel po' i 5 microgrammi. Perché stanno ancora superando, quindi per noi la bonifica... Ma di un bel po' siamo intorno ai 20, 25, 15... La bonifica non è stata in qualche modo portata a termine. Quindi, noi che cosa che andiamo a chiedere? A fronte di tutto questo, che cosa che dobbiamo fare? Riaprire il termine di bonifica? Se ci rispondono certo di sì, come noi riteniamo, che cosa succede? Succede che faranno un'infrazione. Infrazione a chi? All'Italia, che le estenderà poi alla regione di nuovo. E poi da lì ripartiamo. Quello che non otteniamo qua lo andiamo a chiedere. Perciò, assessore Bresciani, che è l'assessore della regione, il dottor Dolcetti le sta dicendo. Il dottor Dolcini, guardate che non sia Mari, il dottor Dolcini le sta dicendo: Bresciani, statta corta, perché ti può arrivare una bella infrazione.
Per cui tutto quello che viene riconosciuto nei confronti dello Stato poi dopo a cascata si riversa nei confronti della Regione. Si riversa nei confronti della Regione, ma quello che a noi importa non è l'infrazione no, di per sé, non vogliamo riaprire i termini di bonifica. All'interno dei termini di bonifica che cosa che si fa normalmente? I provvedimenti d'urgenza, l'allacciamento all'acquedotto provinciale, dopodiché si sblocca finalmente tutto l'iter che corrisponde a una valutazione di impatto ambientale per fare i pozzi più profondi. Certo, è tutto lì. E non c'è soltanto questo, non c'è solo questo da dire. Bettoni, che è il presidente della provincia, svegliati! A me non interessa assolutissimamente niente che tu abbia o non abbia responsabilità. Se tu ti rendi conto che c'è un sindaco della tua provincia, di cui tu sei presidente, che ha degli atteggiamenti a dir poco, poco chiari, tu hai il dovere di intervenire a tutela dei tuoi e della salute dei tuoi cittadini. Non solo, e sbloccare l'iter. Immediatamente. Assessore Bresciani, perché... Assessore Bresciani, se lei era estraneo a questa vicenda, non può più dirlo, perché da quando lei mi ha risposto alle mie domande e sta rispondendo in questo modo, direi assurdo, alle domande che le sto facendo, lei ha un obbligo maggiore di quello del presidente della provincia, perché lei è niente poco di meno che l'assessore alla salute pubblica dei cittadini della regione Lombardia, che l'abbiano o che non l'abbiano votato. È giusto, per ripetermi, sbloccare gli iter, perché signori, questi iter sono bloccati da regione e provincia. Allora, una volta per tutte, se questi iter sono stati avviati, che vengano sbloccati, basta con le lettere, letterine, teatrini, prossimo consiglio comunale dove uno accusa quest'altro, sì, eccetera, eccetera. È comodo accusare niente. Se vi continuate ad accusare, si perde tempo. Mi sta venendo un dubbio, dottore. Mi sta venendo un dubbio. Il presidente dell'acquedotto di Treviglio, che si chiama Cogelle. Sì. Non era un consigliere della maggioranza che ha dato le dimissioni? Era un consigliere di minoranza. Che però non fa niente. Ma era l'ex sindaco di Treviglio, che apparteneva allo stesso schieramento politico dell'attuale. No, si è presentato improprio e definito una minoranza, ma questo non conta. Ah, diciamo che... Che si chiama Minuti. Che si chiama Minuti. Perfetto. Allora, questo Minuti però ha dato le dimissioni da consigliere, esatto. Giusto? Perfetto. Pare che questo signore abbia in mano la possibilità di poter gestire tantissimi voti. Non è che per caso, grazie ovviamente alla credibilità di questo signor Minuti, ci mancherebbe anche quello, ma non è che per caso questo signor Minuti, le varie forze politiche che oggi appartengono alla maggioranza, che oggi appartengono alla minoranza, se lo vogliono tirare di qui e di lì e non intervengano proprio perché siamo sotto elezioni e a seconda di chi se lo conquista, magari l'attuale minoranza che può diventare maggioranza alle elezioni provinciali, possa utilizzare per avere dei voti? Pensare male, qualche volta ci si azzecca, diciamo. Ma io penso male del dottor Minuti. No, perché a pensare male di questa vicenda, perché... Ma scusi, perché il dottor Minuti chiaramente, evidentemente, se ha un pacchetto ipotetico di voti, fa il suo lavoro. Lo scandalo è dei vari partiti politici che sanno che ci sono dei termini che vengono inusitatamente superati, nei quali viene superato sempre i 5 microgrammi al litro e che non fanno niente, forse per poter attrarre a sé i voti di questo signor Minuti? Può anche essere, noi non riusciamo a capire perché in quest'ultimo periodo tutti quanti abbiamo avuto questa strana mania letteraria, per cui ormai diventerebbe un premio letterario, a Treviglio faremo il premio letterario, la miglior lettera, sì, lo faremo in piazza con estrazione dei voti, non lo so. Magari come prima, come Valletto, come Valletto, il premio possiamo anche considerarlo, ma la questione è questa, le lettere servono poco, bisogna sbloccare la situazione, è inutile scrivere, io continuo a scrivere a destra e a manca, io politico di turno scrivo a destra e a manca. Perché quello che non capisco, com'è possibile che
il sindaco di Treviglio, resosi conto che addirittura all'interno della propria maggioranza un medico le faccia notare. Non un medico, non sono consigliere, no, questo, ma più consigliere. Benissimo, le stiano dicendo: guarda che tu stai infrangendo la legge, perché successivamente qui abbiamo superato i termini massimi, perché ha iniziato prima l'architetto a Solari, non dimentichiamoci. E lei diceva: tutto bene, ma allora perché protegge la Cogelie? Perché protegge Minuti? Perché protegge questo acquedotto? Se nell'acquedotto scorga e scorre acqua assolutamente non di buona qualità, ma perché uno non la fa chiudere? Che interessi ci sono sotto? Ma allora, più che il sindaco, io vedrei una cosa molto semplice. C'è una contraddizione in termini. Il Consiglio Comunale, quasi all'unanimità, ieri sera, poi è il teatrino della politica, uno dice una cosa, hanno riconosciuto tutti quanti che l'acqua non è buona, punto. Hanno riconosciuto che c'è un problema di bonifica, tutti quanti. I servizi tecnici del Comune di Treviglio l'hanno riconosciuto. L'assessore all'ambiente del Comune di Treviglio si è mosso perché ha fatto le pratiche sia in regione che in provincia. Allora, quello che uno si chiede è, visto che a questo punto l'accusato principale si chiama Cogelie, che è l'acquedotto, il gestore della presa, nella persona per cui il suo presidente, che è il dottor Minuti. Esatto, siccome Cogelie continua a dire che tutto bene, e tutto bene non sta andando, perché insomma anche queste risposte, anche queste risposte lo certificano, allora noi dobbiamo capire perché Cogelie non viene toccata o non viene messa di fronte alle responsabilità. Perché il sindaco è vero che ha scritto a Cogelie dicendogli: fammi sapere che cosa intendi fare. Ma lì c'è poco da sapere cosa che intendono fare. Questi continuano a dire che va tutto bene. Sì. C'è qualche cosa che non va. Allora, lei mi conferma che andrete in Europa, farete questa denuncia all'Europa. Noi ci siamo veramente rotti. Datevi tutti una sveglia e adesso occupiamoci della salute. Ma i responsabili devono pagare. Alla prossima.